Ciao, mi chiamo Matteo, ho il diabete di tipo 2 e questa è la mia storia. Un giorno ero qui nel ristorante, stavo con una scala mettendo un quadro in alto, la scala si è aperta, sono caduto per terra a braccia aperte e a un certo punto ero lì nella sala del pronto soccorso, avevo cominciato a fare un po' di analisi e vedo arrivare una squadra di dottori, erano 4-5 mi ricordo, che mi fecero un po' mi diedero un po' di timore, cosa volevano, no? E questi qua mi dissero: scusi, lei da quando non si cura il diabete? Ecco, lì è cominciato un cammino, un percorso, se vogliamo, di avvicinamento e di conoscenza di questa malattia. Ho dovuto imparare molto di più del mio corpo, del mio organismo, grazie a questa malattia. Questo angelo custode che sempre ti ricorda: stai un pochino più attento, non strafare, non esagerare. Se la vivi bene e ti permette di migliorare il tuo rapporto con te stesso, ti aiuta a migliorarti. Quindi il movimento di sicuro, l'alimentazione e poi un'attenzione farmacologica di sicuro. Questo è quello che è necessario per tenere a bada. Quindi questa mia storia personale si sta pian piano adattando e trasformando il mio lavoro. Anche chi non fa il cuoco può avere la stessa identica esperienza e lo stesso identico percorso. Si tratta di essere più attenti a se stessi, volersi bene un po' di più, avendo a cuore il fatto che il cibo è l'elemento, è il cuore di tutta questa storia qui. Cioè, il diabete purtroppo ha nel cibo il suo alleato nemico.